io non ho mai capito come si fa a essere fascisti a Bologna, per carità, neanche a Canicattie, però a Bologna, con tutto quello che hanno fatto a questa città, è assurdo, è proprio contro natura, una contraddizione in termini, capisci? Beh, ora solo perché uno dubita della versione processuale deve essere fascista? Beh, c'è una sentenza dopo un processo di 9 anni che ha condannato 3 terroristi fascisti, tu come la vuoi chiamare? Strage valdostana, vegana, so, dimmi tu. Sì, vabbè, ma tanta gente, anche intellettualoni di sinistra, hanno messo in dubbio quel verdetto. Ma adesso che sono liberi, allora perché Fioravanti e Mambro dovrebbero continuare a dire che sono innocenti nonostante abbiano scontato quello che dovevano? Ma perché non esiste una pena scontabile per una cosa così, capito? È infinita, capito? Perché quello lì è un delitto che non ti confessi neanche davanti allo specchio, perché dopo che hai ucciso 85 persone, qualsiasi, donne, bambini, non esiste pentimento, non esiste ideologia, non esiste condanna che tenga. Perché se tu dici che sei colpevole di una cosa così, basta, è finita, non ti saluta più nessuno, neanche il tuo vicino di casa, neanche tua madre. Beh, tu come fai a essere così sicuro che siano stati proprio Fioravanti e Mambro? Tu dove eri l'11 settembre quando sono venute giù le Torri Gemelle? Camera mia a preparare economia aziendale. Perfetto, tutti si ricordano esattamente dove erano quel giorno, come tutti si ricordano esattamente dove erano il 2 agosto del 1980 alle 10:25, tranne Mambro e Fioravanti. E loro hanno cambiato 3 volte versione, 3 volte alibi. Una volta erano su, una volta erano giù, una volta erano qua, una volta erano là. Poverini, che smemorati, eh?